più brutte di prima. Ragazzi, se non volete una cacca sbattuta in faccia, allora prendete, preordinate il mio nuovo fumetto Una notte al Funtime. È bellissimo, ci sono i pinguini animatronici, ci sono degli animatronici e soprattutto è ambientato in un centro commerciale di notte. Ce la faranno Lore e Pingu a sconfiggere animatronics? Prendete il fumetto, ovviamente. Vi lascio il link sotto in descrizione. Potete trovarlo su Amazon scrivendo Una notte al Funtime by Lorenzis. Iniziamo! E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati su Pooh Revenge. Allora ragazzi, c'è stato un nuovo aggiornamento e hanno aggiunto cose strane, tipo una cacca che diventa un ragno. Che cosa? Che perché una cacca che diventa un ragno? E poi c'è anche un altro finale segreto, ma questo finale segreto lo vedrete solo alla fine video, quindi mi raccomando, guardate tutto il video fino alla fine se volete evitare nel pestare una cacca proprio stasera. Allora scrivete tutti sotto nei commenti: viva una notte al Funtime! Mi raccomando, fatelo, se no pesterete una brutta cacca. Ragazzi, guardate, hanno aggiornato tutto! E oltre a questa brutta e orribile orrenda cacca, ehi, adesso io ti butto dentro il gabinetto, ti butto qua! Ecco, rimani là dove deve stare. E ovviamente, che è sta pezzo di cacca? Oh no! Ma è cacato fuori dal vaso! Ma ragazzi, guarda, io non sto dicendo nulla al momento, va bene? Allora, ci sono 9 cose da collezionare, ma l'hanno aggiornato bellissimo. Ci sono 2 finali e noi le andiamo a fare tutti e 2. Uno di questi finali è raccogliere la cacca. Oh, la smetti, signor Pooh, di andare a cacare in giro? Te, rimani qua, hai fame, no? Non sembra un cosciotto di pollo, sembra un cosciotto di melma. Ma ragazzi, vediamo questo aggiornamento. Allora, la prima cosa che devo fare è assolutamente chiamare la pizza, il pizzaiolo. Come faccio a chiamare il pizzaiolo? Ah, è qua. Allora, chiamiamo il nostro Pepperoni for Leon Kennedy. Qual è la vostra pizza preferita? La mia è una pizza di cacca, quindi 080 108 107. Quindi mi ricordo il numero che ogni volta per chiamare il pizzaiolo è un problema. 0 come cavolo si chiama qua? 080 108 107. Niente, non l'ha chiamato. Vuol dire che faccio schifo. Do, qual è il numero? Ripetilo. Ok ragazzi, sbagliavo io. Dovevo prendere questo. Ok, ho preso il numero e ora dovrei metterlo qua. E teoricamente lo chiama. Oh, la pizza arriverà tra 30 secondi. Non facciamoci trovare impreparati. E perciò io per il nostro carissimo pizzaiolo, invece puto un pezzo di melma, quello che è, andiamo a cercare gli altri pezzi di melma. Allora, vediamo dov'è la cucina. È qua la cucina, eccoci qua. Vedete, c'è un bicchiere. E secondo voi cosa possiamo mai fare in un bicchiere? Ma cos'è questo aggiornamento di cacca? Perché ci sono tutte queste cacche in giro? Ovviamente il bicchiere lo riempiamo. E a che cosa serve un bicchiere riempito? Ora ve lo faccio vedere. Pronto pizzaiolo? E lei? Signor Peppino? È il signor Peppino! È il signor Peppino Kennedy! Wow, fantastico! Aspetta, Pooh, vieni qua, brutta melma! Mangiati la pizza! No, ragazzi, non se la mangio la pizza. Vabbè, se la mangerà dopo la pizza. Ma intanto continuiamo, perché se io appunto apro il freezer e prendo uno stecchino... Cioè, secondo voi, in mezzo a tutto questo baccano che c'è qua... Oh, non l'ho lanciata io quella palla. No, non l'ho lanciata io quella palla. E prendiamo questo bastoncino. Secondo voi, cosa mai faremo? Un ghiacciolo. Perché un ghiacciolo, ragazzi? È un gelato blu. I'm blu, da padì, da padai, da padì, da padai. Ragazzi, questo è un gelato blu. Mettete mi piace ora a questo video e cliccate il tasto iscriviti se non volete essere trasformati in un gelato blu. Quindi chiudiamo il freezer. Ok, questo l'abbiamo fatto. A cosa è servito? Solo Lulos. Ma intanto continuiamo, perché adesso vi faccio vedere una cosa che c'entra con questa telecamera. Cioè, questa è una telecamera. Allora, per ora io la metto qui. Vabbè, la metto lì. Andiamo a dare cibo al nostro Pooh. Ah, che carino. Quanto tempo. Ma dimmi la verità, è vero che tu in realtà sei cattivo? Pooh, dove sei tu? Scooby, Scooby, Pooh, where are you? La 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 la. No, ragazzi,
ragazzi, no, devo rifarlo tutto da capo. Perché, Pooh? Perché te ne sei andato là dietro? Allora, o se n'è andato là dietro o si è trasferito in Francia. Niente, si è trasferito in Francia. Mannaggia a te, Pooh. Ok, rieccolo qua, Pooh. È riapparso magicamente e ho riordinato la pizza. Ti metto a terra, va bene, signor Pooh? Che bello, adesso si gioca a Brawl Stars. Ma prima c'era lui, questa cacchetta felice. Cioè, ve ne rendete conto? Noi accudivamo una cacchetta felice. Cioè, ma quello era il verso di un maiale. Ma era una scorreggia, era una scureggia. Scusa, scusami un attimo, Pooh, tieni questo. Buongiorno, pizza, pizzaiolo. Mi scusi, la pizza di prima purtroppo era andata male. Quindi, la mettiamo meglio. Ok, wow, fantastico. Peperoni pizza. Peppere, anzi, salsiccia freddi pizza. Che mangia. Ragazzi, lo facciamo mangiare più che possiamo. Ah, mi sono scordato di nuovo di fare il ghiacciolo. Mannaggia a Pooh, mannaggia. Dai che ce la possiamo fare. Apriti sesamo. Chiuditi sesamo. Perfetto, ora il nostro Pooh è sporco. Ma davvero si lava la melma? Cioè, come si fai a lavare la melma? Vabbè, mettiamolo qui sopra. Che poi qui sotto c'è qualcosa che non me sto qua a dire. Prendiamo il sapone. Oh, insaponiamo tutta questa melma. Tu guarda, cioè, sei pieno di melma. Togliti melma, togliti tutto. Ok, pulito. Ora lo mettiamo qui. Ti prego, non sparire nel pavimento. E adesso laviamolo. Grandissimo Pooh. Però c'è un problema. Pooh è malato di testa, penso. Pooh, sei un malato di testa. Ti metto qua sopra. Non mi guardare così. Vuoi la medicina? Lo vuoi lo sciroppino per la tosse? Va bene. Adesso arriva lo sciroppino per la tosse. Oh, no, no, mi dissocio. Che? Io l'ho dato lo sciroppo per la tosse. Ok, ora vuole giocare. È tipo energico. Ha tipo bevuto una Monster. Oh no. Ecco perché è diventato un mostro. Perché ho bevuto una Monster. Ma tu sei veramente un mostro, Pooh. Ok, no, anzi no, scusate. Quando dico Pooh non è per insultarlo. È il suo nome. Prenditi cura di Pooh. Me ne sto prendendo cura, vabbè. Ora, cos'è che altro possiamo fare? Ve lo faccio vedere. Se noi andiamo qui. Ah, c'è un'altra cacca. Va bene, prendiamo la cacca. Si nascondono queste cacchette. Scusate un attimo, ma allora se io apro... No, non penso possa aprire nulla. Eccoti! Ma che sono ste cacchette messe così? Vabbè, io non ci voglio credere. Allora, noi entriamo dentro la stanza e come vedete qua c'è una chiave. E voi direte, dove possiamo andarla a trovare questa chiave? Questa chiave si può trovare facilmente. E ora vi dico come fare. Si prende... Intanto Pooh rimane lì. Si deve prendere la chiave. Avete presente la telecamera che abbiamo visto prima, ovvero questa? Bene, guardate me ora. Qual è la cosa in comune tra una telecamera e un gabinetto? Devo buttare la telecamera nel gabinetto praticamente. Buttala nel gabinetto. Niente ragazzi, non si butta nel gabinetto. Buttata, eccolo! Visto? Uno skibidi toilet! Cioè, che cosa potrebbero mai avere in comune una telecamera e un gabinetto? Lo skibidi toilet! E ci ha dato una chiave. Ora noi questa chiave non la mettiamo nello skibidi toilet. Ma voi immaginate da che posto l'ha presa quella chiave? È spuntato dal gabinetto! No, no, non ci vuole nemmeno pensare. L'ha presa dal di dietro di qualcuno e non va bene. Non va bene questa cosa, meglio non pensarci. Ok, e ora, piano piano, apriamo qui. Che cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Guardiamola attentamente. Sembra una canna da pesca. Ah, una canna da pesca! Ok. A cosa servirà questa canna da pesca? A pescare? Boh, e chi lo sa. Intanto giochiamo con il nostro Pooh. Che Pooh? Ridi, che cavolo. Ridi. Pooh, devi ridere. Che io lo sto facendo per te. Ho preso un ghiacciolo. Adesso giochiamo a palla. Sii felice. Che pezzo di melma. Ah, ok. E ora a sonno. Zzz. Va bene, Pooh. Ora che hai sonno, vai a letto. Carino. Tu sì che sei mio figlio. Ho fatto un figlio di cacca. No, no, mi dissocio completamente. Piccolo, piccolo Pooh. Non è che derivi dal di dietro di una scimmia? Spero di no, perché quelle le lanciano le Pooh. Allora, spegniamo la luce e ora andiamo a dormire. E attenzione, perché non finisce qua. Come vedete non c'è tipo scritto notte 1, c'è scritto zzz. Che è una zanzara? Dove è finita? È una zanzara, ragazzi! C'è una zanzara in giro! Chi va là? Beh, ragazzi, c'è solo un modo per scoprirlo. Andare ad aprire.
Ho capito. Bussano a quest'ora del mattino. Che sarà mai? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere chi c'è. Paolina. E Paolina pepe. Praticamente è meglio di Zandappe. Allora andiamole a magnè. Allora ti do a magnè. No, pu. No, anzi, bu. La ragazza, ricordiamoci che qua è molto più cattivo il nostro Pooh, ok? Diamo da mangiare a Paolina. A Pooh lo facciamo morire di fame. Non mi guardare così, è quello che ti meriti. Aspetta. L'ultima volta mi hai killato. No, non ti do da mangiare a Paolina. Mi dispiace per te. Vabbè, beccati il gorgonzola. Ora gli do da mangiare pure il sushi che stava in freezer. Gli do da mangiare pure questo. E gli do da mangiare pure il pezzo di pizza. Perfetto, ora andiamo a giocare. No, no. Succedendo. Non mi guardare così, pure non è colpa mia. Mettiti qua. Ok, ora andiamo fuori a prendere il cibo. Ragazzi, quello che sta per accadere ha dell'incredibile. Questo è uno dei finali. Che poi c'è il finale ancora più bello. Siete pronti? Non mi guardare così. Andiamo fuori a giocare. Ok, siamo pronti? Pronti? Via, usciamo fuori. Eccoci ritornati col pesce che abbiamo pescato. E Paolina è diventato, no! Paolina è diventato un ragno, no! Mi ha lanciato Pooh! Povero Pooh, no! Guardatelo! È una Pooh, è un pezzo di melma che ha la melma! Che schifo! Help Pooh! Ma no! Ma Pedro! Mi dispiace Pooh, rimani così, d'accordo, tu volevi mangiarmi e invece ti mangiare la pizza! Signor Pooh, allora dobbiamo fare due cose per aiutare Pooh. Dobbiamo bendarlo. E come facciamo a bendarti? E poi dargli pizza e pesce. Ragazzi, allora, come facciamo a dargli pizza e pesce? Ah, la pizza, ecco cosa è servita. La pizza di primo. Oh, oh, Paolina. Oh no, ragazzi, se esco sono morto. Ma dov'è il pesce? Dove diamine è il pesce? Dimmi che mi posso abbassare. No, non mi posso abbassare. Cioè, come faccio, ragazzi? No, ragazzi, sono morto malissimo. Allora, secondo me appena esco mi ammazza. Ah, il pesce. Ah! Ok, forse una cosa peggio di questa non l'avevo immaginata. Scusami Pooh, non ti potevi curare da solo, ci devo pensare io. Ok, pensiamoci, via. Non la prende, non prende il pesce. Ok ragazzi, ce ne siamo di nuovo. Allora, questa è tipo la terza volta che lo faccio. Ho preso il pesce. Mannaggia sta Pooh. No ragazzi, è difficilissimo. Prendi il pesce e scappa. Ah, io sclererò per fare questa cosa. Ma scusatemi un attimo, dov'è la pizza? Cioè, già è là, ve ne rendete conto? Come faccio? Come? Vai di qua. Prendi qua. Là c'era la pizza. Ve ne rendete conto che io non solo devo prendere la pizza, devo ritornare indietro. Allora, forse cerchiamolo di fare veloce. Veloce. Via. Ok, la pizza l'abbiamo presa di Leon Kennedy. Sì. Allora, ecco per te la pepperoni pizza. No, ragazzi, quella si è avvicinata. No, appena esco sono morto. Allora, cerchiamo di farla andare là. Pronti? Partenza. Corri. No, torna. Ho perso il pesce. È caduto a terra il pesce. Rifai. Ho di nuovo fatto cadere il pesce. Sono deficiente io. Cioè, devo riuscire a primo colpo. Ah! Annullo qualsiasi ragno in nome di una notte al fun time. Allora, ce la si può fare. Ho capito che basta fare tutto veloce. Ok, gli ho dato il pesce. Manca solo la pizza. Veloce. Pizza. Ah! Aiuto! È tipo la roba più difficile che abbia mai fatto. Ok, gli ho dato la pizza. Ora il pesce. 3, 2, 1, via. Vai, ce l'ho fatta! Sì, sono troppo forte! Ok, abbiamo dato la pizza e il pesce. E ora che abbiamo dato la pizza e il pesce, cosa dobbiamo fare? Bendarlo. Scusami, e come faccio a dargli la benda a lui? Oh no, non capisco. Cos'è che devo fare? Dov'è la benda? Dov'è il bendaggio? Se esco, quella mi ammazza. Aiutatemi, ti prego. Ok, devo riuscire a prendere le bende. E l'unico modo per arrivarci è là. Pronti? Via! Fatto! Ah! Ok, al mio via ragazzi, corriamo, arriviamo dall'altra parte, via, bende!
Ok, ho le bende, ho le bende. Ora dobbiamo starcene tranquilli. Uscire, andare qua. Fermo qua sotto. Senza farci attaccare. Ora, spostiamoci un po'. 3, 2, 1, via. Via, sì. Su, distrugge la Pu. Tu che sei il vero pezzo di merma di questa storia. Distruggila, fai il pezzo di merma. Vai. Pu, forza. Distruggila. Cosa sta succedendo? Questa è una battaglia epica. Se l'ha mangiata. Si è mangiata il ragno. Si è sgranocchiata il ragno. No, no, io ti ho aiutato. E ora si è sgranocchiato me. Grazie per aver giocato. Ma come? Aspetta un attimo che abbiamo un altro finale segreto da fare. Questo è il finale più bello. Rieccoci qua. Allora, il finale segreto riguarda questi pezzi di cosa. Ce ne sono 9 da collezionare e noi sappiamo più o meno dove sono. Quindi adesso li collezioniamo tutti. Alla svelta ce n'era uno qua dietro, se non sbaglio, uno qui. Ok, ce ne dovrebbe essere anche uno da queste parti. No, non c'è. Quindi sarà da qualche... Allora, dobbiamo cercare questi 9 pezzi di cacchetta da collezionare. Sicuramente ce n'è uno qua dentro. Forse non me ne sono reso conto io. Forse è un gioco. No, mi dici dove l'hai fatta tu? No, non me lo vuole dire dove l'ha fatta. Devi dirmi dove l'hai fatta. Ce n'è una qua dentro? No, continuiamo. Perché sicuramente... Ah, qua ce n'era una, vero? Ok, quindi continuiamo col gioco normale. Poi teoricamente dovrebbero spuntare, giusto? E ancora io non ho capito a cosa serve questo bicchiere. Perché, ok, noi abbiamo il bicchiere, ma l'è stato aggiunto, ma non ci è servito contro la nostra Paulina Ragno. Ci servirà per qualcos'altro, no? Metti, chiudi e facciamo mangiare Pu. Vieni qua, piccola bestiolina. Tu sì che sei una bestia proprio, altro che bestiolina. Che mangia maiale, anzi, mangia Peppa Porchetta. Questa è veramente una Peppa Porchetta. Che magnatela. Ok, mo che ti sei sbrodolato tutto, andiamoti a pulire. Secondo voi lo puliremo bene o male? Bene o male, male. Vai, pulescete, pulescete tutto. Perché te dovevo... Mamma mia che sporco che sei. Ma dove ti sei messo? Sul fango? Dove ti sei messo? Nel fango? Vai, così. Ok, adesso è malato. Vabbè, lui è sempre malato. E ora che stiamo andando avanti, ora che stiamo andando avanti, dovrebbe apparire qualche altra cacchetta da qualche parte. Gioca, gioca e fammi apparire qualche pezzo di cacca. Perché ce ne sono 5, ce ne mancano. Sicuramente saranno nella parte quando lui diventa cattivo. Quindi facciamolo diventare cattivo. Ok, vai, sonno. E adesso Paulina, purtroppo la nostra Paulina farà una brutta fine. No, Paulina. Ok, di nuovo stai zanzare del cavolo che vanno a destra e a sinistra. D'accordo, ci siamo? Pu, sei sveglio? Bene, non buona a sapersi. Ok, quindi aspetta un attimo, se ora accendo... Oh, è arrivata Paulina. Ok, è arrivata Paulina, la vicina. Ciao Paulina. Ok, dobbiamo collezionare gli altri pezzi di cacca. Secondo voi dove saranno? Dentro il forno? Non ci sono. Di sopra? Oh, mi hai fatto prendere una cagata pazzesca. Una... ma veramente. Ok, forse dobbiamo... No, scusami, non ti volevo far volare. In realtà sì. Ancora non ci sono. Niente, vuol dire che dobbiamo cibarli. Vieni qua Paolina, tu sei più simpatica di quel pezzo di Pu. Oh, ti do tutto da mangiare. 1, 2, 3, 4, 5 banane. Ti piacciono le banane? Bravo. E a te Pu il gorgonzola, che è schifo. Tiè, ti do i surgelati. Ti piace il sushi? Ti do pure la pizza. Ok, prendiamo. E adesso è giunto il momento. Teoricamente ora dovremmo trovare gli altri pezzi. Vai fuori a comprare del cibo. Ok, nel frattempo che io vado fuori, giocate tra di voi. Cantate. Oh oh oh. Modalità estate. Andiamo fuori. Sono ritornato con la spesa. Prova Paolina. Ok, ora è un problema. Perché Paolina, anzi Pu, si è mangiato Paolina. Come faccio io? Pu, perché ti sei mangiato Paolina? Non dovevi farlo. Era bellissima, era carinissima. Hai sonno, ho capito che hai sonno, ho capito. Ok, mettiamolo qua e dormiamo. Oh no, ora mi taglierà le gambe. Ora mi taglierà le gambe. Metti una zanzariera stanotte. Mamma mia, ogni volta. Pu, cosa stai facendo, Pu? Cosa hai fatto? Hai fatto cadere qualcosa?
No, Poo, non mi guardare così. Ragazzi, ricordiamoci che è diventato più cattivo di prima. Controllo lo scaffale. Controllo la libreria. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Ok. Dove sono gli altri pezzi di cacca? Non ci sono. No, e se chiudessi così Poo non entra? E invece, dove sono gli altri pezzi? Non ci sono. C'è solo lei. Paolina, appesa male. No, no, Poo. Poo mi ha tagliato le gambe. Guardatelo, questi due cosciotti. Adesso se li mangia, lui è tagliato per mangiarmeli. Ok, aiuto. Ah, eccolo l'altro pezzo di cacca. Ok, 6 di 9 ragazzi, 6 di 9 pezzi di cacca. Portami al cibo. Dobbiamo trovare gli altri pezzi di cacca. Dove saranno? Dove saranno ragazzi? Dove saranno? Qui da qualche parte. Ah, ho preso la batteria. Ma non vedo che ci sono pezzi. Dove saranno mai? Scusami, mi puoi portare lì? Ok, vediamo dove mi sta portando. Dai, al coso dei giochi, ti prego. A meno che qua dentro non c'è qualcos'altro. La ruota c'è. Io non ho bisogno della ruota. Portami alla sala giochi, grazie. Grazie. Dove sono gli altri pezzi? Ok, siamo qui. Siamo qui. Oh, mettiamo questo. Che cos'è questa? Una chiave. La car ha bisogno di essere fissata. Ok. Forse qua dentro c'è qualcosa. Allora, sicuramente è nascosta da qualche parte. Qualche pezzo, qualche pezzo. Non lo so, ragazzi. Non c'è qualche pezzo. Allora, andiamo. Dove possiamo andare? Andiamo in camera da letto. Deve essere qualcosa da queste parti. Qualche pezzo. Allora, lì ce n'era uno. Ho bisogno della macchina, ragazzi. Ho bisogno della macchina. Facciamo così. Andiamo in bagno e prendiamo la ruota. Senza la macchina non posso andare a vedere gli altri dove stanno. Saranno da qualche parte. Io non posso raggiungerle. Tipo dentro quello. Ok. Prendi la ruota. Mannaggia te. Prendi la ruota, prendi la ruota. Riportami in bagno, riportami in bagno. Prendi la ruota, l'ho presa. Zitto, zitto, qua. Quatto. Adesso io ti sfratto. Ok, fatto. Ah, Poo sta guardando. Poo, vai a prendere la palla. Ho detto vai a prendere la palla, Poo. No, non così, è troppo facile così. E così è troppo facile, Poo. Poo, non mi guardare così, per favore. Ragazzi, non esce. Oh, è uscita. Valla a prendere. Bravo. Ripara, ripara. Ok, ora possiamo. Ok, ora possiamo andarci. Ok, ragazzi, ho capito come fare. Devo assolutamente prendere. Andare via di qua, intanto. Devo andare da. Dal pizzaiolo. Ora dobbiamo semplicemente. Allora, abbiamo acquisito il numero. Andiamo a chiamare il pizzaiolo. Quindi andiamo nella camera da letto. Perché dobbiamo semplicemente trovare gli ultimi due pezzi di cacca che sono qui. Uno è là sopra che non possiamo fare al momento. Però aspetta un attimo. Ok, chiamiamo il pizzaiolo. Sta chiamando. Anzi no, ho chiamato il 911. Bene, 911 chiamato. La pizza arriverà in 30 secondi. Perciò facciamoci portare da lui. Dove sta quello? Prima che arrivi 911. Forza, forza, forza. Ok, scusami. Qualcuno ti ha bussato alla porta? Oh, mi ha voluto dare un pugno, perché? Ok, Poo sta guardando, la porta è chiusa. Forza. Ok, ci siamo. Allora, ecco la cacchetta. Ok, ne ho presa una, 7 di 9. 7 di 9, 7 di 9. Che forza, andiamo di qua. Una è qua dentro, forza, ce la possiamo fare. Sbloccheremo anche questo finale segreto. È là, prendila. Mannaggia te, prendila. Presa. 8 di 9. Ok, è arrivato il momento di andare contro Poo. Ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare. Ce la facciamo, secondo me ce l'abbiamo fatta. Vai. Oh no. Mannaggia lui, si è mangiato il poliziotto. Forse di là, devo andare lì. Lo vedete? È lei, è lei. È lei, presa. Sì. Ciao. Una peel of poop emoji. Cosa succede? Mi sono svegliato. Mamma melma. Mamma melma, mi vuoi dare un muffin al cioccolato o alla melma? Che cos'è mamma melma? Ah, ci stiamo. Perché mi guardi così? Che ho fatto io? Grazie per aver giocato questo shitty ending. Ah, l'hai capita? Shitty. Ma come shitty ending? Vabbè ragazzi, io direi che questo video lo posso anche terminare qua. Ma mi raccomando, prendete il mio nuovo e primissimo fumetto, Una notte al Fante. Me lo trovate in preordine su Amazon. Cliccate il link sotto in descrizione. Oppure scrivete Una notte al Funtime da Lorenzis. Ragazzi, qua da Lorenzis è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!